Gianfranco Granato, operaio della comunità montana dell'Ufita, da 2 giorni qui in presidio presso la sede. Lei dice: finché non mi pagheranno le mensilità arretrate, io non andrò via di qua. Io no, qui non mi muovo e non gliela vai, non gliela vai, e non mi vai, non è lei che mi Purtroppo non è la prima volta che ci occupiamo della situazione di questo lavoratore della comunità montana dell'Ufita, sia per quanto riguarda il ripetersi dei problemi degli arretrati, sia per la sua difficile situazione familiare, per le sue precarie condizioni di salute e per quelle di uno dei suoi figli in particolare, affetto da una grave forma di autismo. L'accompagnamento per il ragazzo basta appena per le sue esigenze primarie, ma poi c'è il resto della famiglia, la spesa da fare, le bollette da pagare. 8-9 mesi senza percepire un euro sono davvero insostenibili. La Caritas ogni tanto gli dà una mano, il comune gli ha dato un pacco alimentare, ma Gianfranco vorrebbe non dover chiedere nulla, avere solo lo stipendio che gli spetta ogni mese. La sua disperazione è tangibile e condivisibile. non volete la pagare più, mio figlio deve essere curato, non lo posso curare perché non ho soldi per curarlo. Non lo so, e devo fare. Non andato dopo, ma non è nemmeno la colpa della regione a male, ma io ho diritto di prendere lo stipendio. Ho diritto di avere la mia dignità. Io non lo so. Sono andato alla guardia di finanza perché qualche volta qualcuno mi dà una mano, ma non c'è niente, più di una denuncia non posso fare. E qua io non ho uno qua, non ci sono neanche finanza. Ha parlato con il nuovo presidente, con Giuseppe Leone? No, non me l'hanno proprio data la possibilità di parlare, io non lo conosco neanche. Non lo so, io faccio l'appello al presidente, a tutte le istituzioni e mi possono dare una mano perché io non ce la faccio più, non riesco più, non ho neanche la possibilità per andare al lavoro, non è possibile.